Allora, Giovanni, quando noi abbiamo messo le zampe, erano circa a 20 centimetri di profondità nel terreno. Quindi cosa succede? Che per favorire poi la germinazione della pianta si spiana tutto, quindi è tutto a livello uguale. Verso gennaio, a livello del terreno, verso gennaio-febbraio bisogna creare queste alzatine di circa 20-30 centimetri proprio per permettere all'asparago di alzarsi, quindi di essere almeno attorno ai 20-22. Noi lo raccogliamo, alcuni asparagi li raccogliamo anche di 30-35 centimetri, quindi, guarda qua, ecco, questo vedi che è protetto dalla terra, quindi è bianco, non ha ancora visto la luce del sole. Guarda Giovanni, questo lo raccogliamo però piccolino, ma è bianco. Ecco, questo è proprio l'esempio dell'asparago che non ha visto luce, quindi tutto bianco. Adesso il lavoro che sta cercando di fare il consorzio, e io in primis in qualità di segretaria del consorzio, stiamo cercando, insomma, di dare nuova vita a questo asparago, perché a questo prodotto, perché secondo noi è un prodotto che merita, e quindi stiamo cercando di posizionarlo in un certo livello di ristorazione. In primis abbiamo creato questo, fa parte tra l'altro dell'arca Slow Food ed è una deco alla deco comunale, e quindi abbiamo dato a tutti i ristoratori che comprano da noi il prodotto questa certificazione da esporre, dove appunto dichiarano che in questo ristorante viene servito l'asparago rosa di Cilavegna, che è prodotto deco e arca, e fa parte dell'arca Slow Food. E insomma stiamo cercando anche attraverso i social, attraverso il sito web che abbiamo creato da poco e che stiamo riempiendo di contenuti, di dare così un'immagine forte del prodotto. Poi quello che verrà negli anni non lo sappiamo, speriamo insomma che aumenti anche la produzione, che per il momento è veramente piuttosto limitata. Però insomma se creiamo la richiesta, magari qualcun altro, vista anche la difficoltà diciamo della nostra zona, la Lomellina è una zona abbastanza depressa, potrebbe anche contribuire a dare lavoro magari a qualcuno di buona volontà che ha voglia di prendere un pezzetto di terreno e di coltivare, ecco.